Questi lavori sono nati nel centro Namastè che fa parte della cooperativa Filotea in unione con l'UNICEF, perché l'UNICEF quest'anno ha voluto portare avanti un progetto a livello nazionale che si rivolge ai minori, ai migranti, ai minori non accompagnati. E ho avuto il piacere di conoscere diversi ragazzi di questo centro che hanno lavorato, hanno fatto cose bellissime che avete potuto vedere, avete potuto riprendere. Abbiamo anche voluto vendere le pigotte che sono tipiche natalizie dell'UNICEF, che stanno a indicare proprio quello che è l'emblema per Natale dell'UNICEF. Voglio ringraziare i dirigenti della Filotea, voglio ringraziare il comune soprattutto, il centro servizi culturali che ci ha permesso di fare questa bellissima manifestazione. Noi della Filotea siamo immensamente grati all'UNICEF per questa richiesta di partenariato, perché ci ha dato la possibilità di rendere visibile i manufatti elaborati dai nostri ragazzi, lavoretti interamente realizzati con materiale da riciclo, ma siamo voluti andare oltre, perché al di là di quello che i ragazzi fanno all'interno delle nostre strutture abbiamo voluto offrire anche quello che i ragazzi sono, e quindi con una mostra fotografica, con un video che narra la quotidianità che avviene all'interno delle nostre strutture e anche quello che hanno apportato nelle nostre vite. Infatti da qui anche questo titolo per questa manifestazione, abbiamo pensato ritroviamoci, perché nella bellezza dello stare insieme e quindi nell'apertura verso l'altro con un atteggiamento curioso e allo stesso tempo non giudicante, almeno noi ogni giorno viviamo questa esperienza, abbiamo voluto offrirla alla città di Ragusa proprio per farvi dono di quello che noi viviamo quotidianamente. I ragazzi hanno, ovviamente portano con loro le loro culture, la loro arte, la musica, il loro cibo. Infatti abbiamo previsto anche una degustazione di prodotti quali il domodà, il benaccin, il couscous. La danza africana è poi il momento per noi culminante, perché la magia della musica è quella che unisce, e infatti ha visto i nostri ragazzi insieme ai ragazzi del MASD guidati da Nico Arezzo suonare tutti insieme. E la straordinaria Fatoumata Camara, che è il Big Bang della Filotea, perché è un'esplosione di pura energia, e infatti i suoi movimenti sono veramente liberi, e quando chi come me si avvicina a questo mondo e sente invece i propri movimenti quasi stereotipati, sempre le diciamo: beh Fatouma, tu giochi facile perché tu la musica ce l'hai nel sangue. E lei con risolutezza dice sempre: no, ce l'avete anche voi dentro voi stessi, e che non l'avete ancora scoperto. E quindi questa manifestazione è proprio quello, vorremmo proprio far riscoprire alla gente, quindi ritrovare infine se stessi dall'incontro aperto con l'altro. Questi sono i contenuti che noi della Filotea abbiamo voluto offrire.